Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Si può definire il significato di amore? È davvero possibile circoscrivere concetto tanto ampio? Le tue mani, quando le tue mani muovono amore verso le mie, cosa mi portano in volo? Perché si sono fermate sulla mia bocca all'improvviso, perché le riconosco come se una volta prima le avessi toccate, come se prima di esistere avessero già percorso la mia fronte o la mia cintura. La loro morbidezza giungeva volando sul tempo, sul mare, sul fumo, sulla primavera. E quando tu hai posato le tue mani sul mio petto, ho riconosciuto quelle ali di colomba dorata, ho riconosciuto quella creta e quel colore di grano. Per tutti gli anni della mia vita ho vagato cercandole, ho salito scale, ho attraversato scogliere, mi hanno trascinato via treni, le acque mi hanno riportato e nella pelle dell'uva mi è sembrato toccarti. Il legno di colpo mi ha portato il tuo contatto. La mandorla mi annunciava la tua morbidezza finché si sono strette le tue mani sul mio petto e lì, come due ali, hanno concluso il loro viaggio. Pablo Neruda. Il nostro piccolo breviario dell'anima affronta questa volta compito arduo. La parola amore può assumere tale molteplicità di significati da confondere. Amore è una parola che indica una tra le espressioni più profonde dell'umano sentire. Dante, nell'ultimo canto del Paradiso, amor, che muove il cielo e le altre stelle, indicando il sommo bene e Dio stesso, che è certo amore, seppure non nei significati che comunemente si assegnano al sostantivo. Per ciascuno di noi, tuttavia, la parola amore indica e ha indicato passione, tormento, turbamento, estasi. Sono solo alcune queste tra le espressioni più evidenti del sentimento che possono finanche risultare in aperto contrasto tra loro. Amore è altro ancora, è assai più importante. Amore, infatti, è anche un sapere. Qualcosa cioè che si coltiva e cresce in noi, qualcosa che hanno seminato in noi i nostri cari e che noi dobbiamo avere cura di seminare nei nostri figli, ma anche nel prossimo. Saper amare è importante almeno quanto sentire amore, avvertire un'adesione forte all'oggetto del nostro amore. Una società senza amore è destinata al dolore e al peccato. Per questo occorre considerare che amore non può essere valore aggiunto. Esso è il moto dell'anima,
che sospinge il lavoro ed ogni attitudine e applicazione umana. Ne è la ragione fondante per il cristiano. È un dovere e insieme un bisogno vitale. Dentro di noi le mille rifrazioni del sentimento si manifestano poi nel corso delle giornate, verso persone vicine e lontane, verso genitori e figli, verso un uomo e una donna che sentiamo in noi, parte cioè di noi stessi. È per il credente l'amore verso il Padre, ma anche quello di sentirci amati. E infiniti sono i modi di dare, comunicare, percepire e ricevere amore. L'amore non solo ci protende verso la riscoperta dell'oggetto originario, ma compensa per taluni quanto è stato negato e non abbiamo avuto nell'infanzia per le debolezze e le mancanze di genitori magari distratti o in difficoltà. A colei o colui a cui diamo il nostro amore, consciamente o inconsciamente, chiediamo anche di guarire quella ferita. Spesso si è delusi, e questo anche perché si eccede nell'aspettativa e la promessa. Come cristiani, occorre che la nostra vita venga intesa e vissuta quale espressione d'amore. Questo ci darà pace e ristoro del cuore. Per avere traccia utile, affidiamoci alla lingua e all'etimologia. È Giacomo da Lentini nel 1250 che lo indica come moto affettuoso e inclinazione profonda verso qualcuno o qualcosa. Più avanti, Annibal Caro nel 1544 ne riprende senso platonico di amore scevro di sensualità. È il Boccaccio nel 1353 che individua amore quale sentire vibrante, disordinato e libertino, cioè tresca amorosa. Sentimento questo più basso, ma fortemente umano. Il termine, tuttavia, nella accezione comune, viene forse dal latino medievale, fatto risalire al latino amorosum, cioè amoroso in quanto oggetto d'amore, ma anche colui o colei che è agente d'amore, come pure uno sguardo, un gesto, un pensiero persino che sia affezione, dilezione e cura. Ecco che questo mi pare sostantivo e sinonimo che possa aiutare a restituire senso alla parola. Ahimè, oggi poco usata quando sarebbe opportuno, o invece abusata a sproposito e persino violata. Perché amore è avere e prendere cura di sé e dell'altro, e poi non dimenticare. Ricordare una persona è importante quanto aprirle il cuore. Il sentimento, certo, implicherà impegno d'amore. Ci sono doveri da compiere e la vita ci chiama ad impegno costante attraverso la realizzazione di sé e proprio nella famiglia, ma anche sentire gli altri come fratelli. San Paolo chiamava amore pienezza della legge, Romani 13:8. Amore nel mondo è citato nel Cantico dei Cantici e nel Nuovo Testamento nella distinzione tra amore misericordioso, che ricerca ciò che è perduto ed è anzitutto rivolto agli altri. San Gerolamo nella Vulgata traduce il termine in caritas e dilettio. Amore è dunque concetto universale che indica il sommo bene, ma anche più semplicemente dilezione, non sempre con valore di esclusività e mai in direzione di possesso o peggio di soddisfazione degli istinti. Non può essere quella la strada, anche se tutto ciò appare umano ed è nostra debolezza. Non può essere questo definito amore. È amore quando possiamo
e sentiamo necessario aprire e non chiudere il nostro cuore. Questo aiuta a comprendere come la vita sia un dono d'amore di nostro Signore e appunto occasione unica per dare e ricevere amore. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,